Ben ritrovati amici nel mio salotto e questa è una puntata musicalissima perché qui con me ci sono i protagonisti della sesta edizione del Summer Music Festival e do il benvenuto a Padre Antonio Cuomo, festeggiamenti della Regina Pascis, grandiosi! Grandiosi festeggiamenti, ben trovati a tutti e ci troviamo ancora qui per fare una sorta di bilancio perché è anche bello poi tentare di ripensare, no? Perché poi quando siamo immersi all'interno di queste realtà a volte le gustiamo anche poco, però rivedere tanti momenti vissuti anche insieme diventa anche una grande gioia. E infatti è stata una grandissima festa e qui con noi c'è ovviamente il direttore artistico, il maestro Pierpaolo Petti, benvenuto e complimenti perché ci sono i veri protagonisti, i cantanti che hanno vinto. Sì, salve a tutti e ben ritrovati. Com'è stata questa esperienza? Beh, in tema di bilanci è stata un'esperienza sicuramente molto esaltante, entusiasmante per i ragazzi e colgo l'occasione per ringraziarti per questa opportunità, soprattutto per loro. Ma è solo un piacere, perché quando si parla di musica si parla di giovani, vero Padre Antonio? È sempre bello. Dobbiamo dargli le opportunità per esprimersi. E assolutamente sì, anche perché questa è una gara canora che comunque dà la possibilità ai giovani di entrare nel mondo dello spettacolo e in questo momento ovviamente loro hanno la possibilità di essere in TV. Sì, credo che per loro sia un'opportunità più unica che rara, quindi è bene per loro fare tesoro di questa esperienza. E grazie anche al tuo contributo. Come hai vissuto questi momenti tra palco e realtà? Perché ovviamente una strada affollatissima, erano tutti lì insomma i riflettori accesi per i ragazzi ma soprattutto per questa grande orchestra live e qui con noi c'è il maestro Raffaele Petti, sì. Quindi salve, com'è andata? L'orchestra è stata fantastica, grazie insomma anche ai ragazzi che abbiamo avuto di fare qualche prova, il modo di fare una prova, anche se abbiamo fatto un po' tardi perché per sistemare le ultime cose, però sono stati bravissimi sia l'orchestra che i ragazzi che ci hanno supportato e sopportato. È stato bello? Sì. È stato bello visto dal pubblico? Io l'ho visto dal pubblico e ho visto che erano molto emozionati. Dietro quelle quinte stavano lì quasi per svenire, però sono contento perché questo significa anche per loro riconoscere l'importanza di un momento che davvero poi dopo ti dà quella bellissima possibilità per poter tirare fuori tutto il meglio che c'è dentro e per noi è stato veramente bello anche dalla parte del pubblico, io sono stato dalla parte del pubblico, ho voluto anche gustare, no? E vedere questi ragazzi che si sono esibiti e sono stati veramente molto anche decisi e determinati nel proporre i loro brani, bravi. Assolutamente sì. E poi ovviamente c'è stato un momento particolarissimo dove tutta la piazza si è abbracciata perché c'era anche una grande ospite che è qui presente, violinista, docente Ilaria Mializzarra, benvenuta. Allora, che cosa hai provato e soprattutto quell'emozione sul palco e il consiglio che puoi dare ai giovani che sì. Amano la musica? Ciao Brigitte, ciao a tutti. Sì, è stata una grande emozione, coinvolgente direi, perché tutto il pubblico ha risposto a questo stimolo che abbiamo dato, insomma, ed è stato veramente un momento emozionante per noi musicisti e per il pubblico. È stato bello vedere questi ragazzi sul palco esibirsi e il consiglio che posso dare è quello di studiare. Ragazzi, dovete studiare perché il talento all'inizio fa tanto. Ma poi ovviamente come ogni cosa nella vita, bisogna impegnarsi e bisogna essere determinati. Quindi la pratica musicale, che sia essa una pratica strumentale o in questo caso vocale, va coltivata nel tempo con determinazione e impegno. Quindi il consiglio che posso dare è sì, divertirsi con la musica, ma investirci tempo e tanto tanto impegno. Assolutamente sì. Pierpaolo. I premi, grande giuria, ospiti d'eccezione. Sì, questo, in questo momento io lo vivo come un momento di stasi perché il dopo ti fa rilassare, lo prendo come insegnamento di Padre Antonio. Quindi lo vivo bene, sono contento per i ragazzi, per la manifestazione, ovviamente per tutti i festeggiamenti. E niente, i premi sono qui esposti.
Anche il premio Estrazione è stata un'idea abbastanza felice, quindi felice come idea, come spunto, e felice soprattutto per l'estrattore. Quindi oserei dire azzeccata, è sicuramente da riproporre. Assolutamente sì. Il contenitore di ingredienti che avevamo cercato di mettere assieme ha funzionato anche lo spunto per cercare di far cantare te. Ce l'ho fatta, piuttosto ce l'ho che fatta, la giuria. Bravi voi. Il momento è stato coinvolgente, la scelta del brano è stata appunto in tema. Sì, in tema, quindi è stato un bel momento anche quello. Poi il tutto siamo riusciti a inserirlo in un tempo preciso, e che ha dato modo anche di far continuare la serata con l'ospite che c'era dopo la prima parte, ecco. Quindi sono molto rilassato e quindi vivo la cosa soddisfatto per i ragazzi, per lo spirito, per i genitori che hanno apprezzato il nostro spirito della manifestazione. Sono davvero molto contento. Benissimo, allora Padre Antonio, noi dobbiamo dare appuntamento all'anno prossimo, perché sicuramente questo entusiasmo non finisce qui, ma ci saranno tantissime novità nel corso dell'anno per poi arrivare alla 7ª edizione. Certo. E passare la voce ovviamente poi a loro, perché dobbiamo ascoltarli. Sì, ci diamo sicuramente appuntamento all'anno prossimo, certamente da un bilancio così possiamo dire che sono stati dei festeggiamenti molto belli, molto apprezzati, ed è bello perché ancora una volta ho potuto toccare proprio con mano il senso, il significato e la motivazione profonda che ci tiene tutti quanti uniti a festeggiare Ghi, la regina della pace. Ed è bello anche aver visto lo spirito di fratellanza, di comunione, di collaborazione tra tutte le realtà della parrocchia. Noi ci teniamo sempre a ribadire questo, ecco, la nostra è una festa ed è la festa della nostra comunità parrocchiale, dove tentiamo di far sentire tutti i protagonisti, e per fare questo bisogna anche ringraziare tante volte tutti coloro che stanno un po' dietro le quinte e forse non possono godersi tutti questi momenti, ecco. Assolutamente sì, e io direi di ascoltare proprio questo medley e poi le loro voci. E qui con noi in salotto appunto ci sono le quattro vincitrici. Cominciamo da Non sono una signora che ha vinto. Ciao Brigitte, ciao a tutti. Allora, com'è stata questa esperienza? Diciamo che è stata un'esperienza nuova, anche perché io non ho mai cantato con un gruppo, ahimè, però è così, quindi diciamo gli ho dato proprio pane per i loro denti. Però sono rimasta molto contenta perché mi hanno accontentato, mi hanno rassicurato, hanno suonato il pezzo come mai mi sarei aspettata, proprio perché non ho mai cantato con un gruppo, mi sono trovata benissimo e niente, poi la vittoria ovviamente è stata inaspettata perché appunto non avendo mai cantato con un gruppo io avevo paura insomma di fare qualche brutta figura, di non riuscire a stare con loro, e quindi insomma un po' così, però... Quando hai sentito il tuo nome? Mi capita spesso di voler piangere per il semplice fatto che vuol dire quando fanno il mio nome significa che io sono arrivata dove volevo, e quindi non c'è soddisfazione più grande. Sentirlo in qualsiasi senso, però mi hai nominato, quindi vuol dire che mi hai notato. E questa è la soddisfazione più grande. E quindi quando hai portato a casa quel premio è stretto tra le mani? Sono arrivata a casa nonostante era tardi e i miei comunque stavano nel letto, insomma. Io sono andata di là e ho vinto con il premio. E mi hanno sentito un po' tutti, però non fa niente. E tu invece ti sei sentita sola? Come la tua canzone? La canzone che hai presentato ovviamente al festival. È stata un'esperienza molto bella. E coinvolgo tutti ad entrare nel mondo della musica, e la musica per me è tutto. Ma questa è stata la prima volta che hai partecipato? No, anche l'anno scorso. E questa volta sei la vincitrice. Mi sentivo un po', non me l'aspettavo, cioè non mi rendevo conto che... Ecco, ma tu consigli a tutti i giovani di partecipare ai festival, magari quando ci sono questi grandi contest?
Sì, di entrare nel mondo della... Ma c'è competizione dietro al palco, magari, tra di voi? Vabbè, ci può stare un po' di vantaggio, no, tra noi, però è normale. È normale, l'importante è partecipare, sì, giusto? Partecipare. Assolutamente sì. E poi c'è stata una menzione speciale, perché c'è qui lei, che ha una voce stupenda. Grazie. Ecco, allora, tu che cosa hai provato? Questa tua esperienza, come la racconteresti a coloro che in questo momento ci stanno seguendo? Allora, ho provato tanta emozione, ma anche tanta felicità, perché per me cantare è un'emozione unica. Perché ho iniziato per caso, però cioè, subito mi è piaciuto molto. E è stato molto bello, anche perché ho fatto nuove amicizie, ma perché è sempre bello salire sul palco. Ecco, e quindi partecipare insieme agli altri, fare anche nuove conoscenze. Sì. È importante anche questo, perché è un momento di aggregazione. Sì. Ecco, una grande condivisione. E quando hai sentito il pubblico con quegli applausi? È stata una bella emozione. Da riprovare? Sì. Ecco. E poi abbiamo qui, come vedete, una chitarra, perché c'è stato un premio che è stato ovviamente consegnato da una scuola di musica, perché è importante anche avere uno strumento musicale e quindi imparare, perché lo studio è assolutamente fondamentale. Vero? Sì, per me questa è un'esperienza molto bella, anche se era la prima volta che avevo cantato. Cioè, non pensavo di farcela, però poi, nonostante tutto, ce l'ho fatta. Tu hai presentato una canzone, Quando una stella muore. Sì. Ecco, Quando una stella muore, ovviamente non muore perché vive sempre, di luce propria, c'è sempre. Sì, questa canzone, l'avevo dedicata a mio papà, che adesso non c'è più. Cioè, proprio per... io l'ho dedicata perché... un poco perché... Per ricordarlo sempre, perché era lì con te in quel momento. Sì. Ecco, e poi soprattutto perché, vedi, sei una stella e adesso sei qui con noi, tra i vincitori. Allora, la regina Pacis è stata sicuramente con voi in quel momento. Sì. Ecco, che cosa rappresenta per voi la fede? Soprattutto anche in questo contesto musicale, che cosa avete provato dietro quel palco? Avete sentito questa forza in più? Un momento di comunione, di... Ecco, di spiritualità? Sì. Poi? Sì, io soprattutto in questi casi, io faccio sempre Gesù aiutami, ti prego, non farmi fare brutta figura. È vero, ho 19 anni, però io lo faccio, lo farò sempre, perché ci credo e perché so che c'è. Ecco, quindi. Ma adesso siete pronte per cantare? Sì. Ci siamo? Sì. I maestri ci sono e quindi direi di ascoltare le loro meravigliose voci e complimenti a voi. Sola, gli altri ballano, mi piace farmi male. E ricordare la felicità cos'è. Sola, anche prima di dormire, lo vedi fuori piove. No, non migliora neanche quando ci sei tu. Non cerco di più, è meglio se tu ora vai, capirai che non ci fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinione e il male del giorno è a pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma è un volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera
di questa vita balera e un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Se ne accorgerà.